Così vuoi un'altra storia, eh? Una in cui è in gioco il destino stesso di Pandora? Se non vuoi uguale, te la racconto comunque. La nostra storia inizia con un uomo di nome... Ragazzi, benvenuti. Il mio nome è Mad Mel e questo è il primo video della serie principale del canale, Must Play. Visto il mio nome e la grafica del mio canale, non potevo non cominciare con questo gioco che si annovera fra i miei preferiti di tutti i tempi, Borderlands 2. Se volete sapere chi sono io, cosa faccio su YouTube e cos'è Must Play, vi invito a vedere il mio trailer del canale. Ma partiamo subito a parlare del gioco. Action RPG sparatutto in prima persona, Borderlands 2 conquistò pubblico e critica quando, nel 2012, presentò la formula vincente del primo capitolo, ma in un gioco più grande, più vario, più esplosivo e con più armi. Il gioco, ambientato nel post-apocalittico pianeta Pandora 5 anni dopo gli eventi del predecessore, ci mette nei panni di uno fra 4 cacciatori della cripta, espandibili a 6 tramite DLC, ognuno con una propria mossa abilità e 3 rami di specializzazione vari e complessi. Axton, il comando, abile soldato che può dispiegare una torretta in suo aiuto. Maya, la sirena, bomba sexy con tatuaggi blu dai pazzeschi poteri, parole testuali. Salvador, il gunzerker, energumeno dal grilletto facile in grado di impugnare 2 armi contemporaneamente. E Zero, il cantante, terrore del palcoscenico che uccide nell'ombra. I 2 personaggi acquistabili sono Gage, la necromante, una letale adolescente accompagnata dal robot Deathtrap, e infine Krieg, lo psycho, personaggio che ho scelto per il playthrough che vedrete nel video. La campagna principale può essere giocata in co-op fino a 4 giocatori. Il divertimento è assicurato. L'obiettivo dei cacciatori della cripta è, appunto, trovare una cripta, una misteriosa prigione aliena che si racconta contenere tesori inimmaginabili. A guidarli sarà un'enigmatica entità che parlerà loro fin da subito attraverso il dispositivo Echo, che rappresenta l'HUD del gioco. Ben presto, attraverso quest'ultimo, si farà anche la conoscenza del principale antagonista, Jack il Bello, doppiato in italiano dall'eccezionale Andrea Bolognini. Come saprete, sono Jack. Borderlands 2 fa delle armi il suo punto di forza. La mole di strumenti di morte disponibile è davvero smisurata. Pistole, fucili d'assalto, SMG, shotgun, fucili da cecchino e lanciarazzi, con centinaia di modelli diversi per ogni categoria e statistiche generate casualmente. Possono essere trovate nelle innumerevoli casse bottino o droppate dai nemici e sono contrassegnate da un colore che ne indica la rarità. Ogni arma ha un livello minimo per essere impugnata, più è alto più l'arma è potente. Inoltre, alcune armi possiedono un effetto elementale, spesso scelto casualmente fra 4 diversi elementi, efficaci in diverse situazioni. Fuoco, elettricità, corrosione, scoria. A conti fatti, incluse le armi uniche e le leggendarie, il numero di differenti armi ottenibili nel gioco è un vertiginoso 17 milioni e tre quarti. Mica male, eh? Oltre alle armi, Borderlands 2 dispone anche di una incredibile quantità di scudi, mod granate, reliquie e mod di classe. I primi assorbono danni fino a scaricarsi e ognuno possiede particolarità speciali. Infliggere danni a chi si avvicina troppo, rilasciare una nova quando si scarica, trasferire i proiettili assorbiti nel caricatore dell'arma impugnata e ancora molto altro. I mod granate permettono di personalizzare le vostre fedeli bombe a mano. Granate che si frammentano in altre granate più piccole, si teletrasportano, aderiscono al bersaglio, creano un'implosione che poi esplode e potrei continuare, ma non lo farò. Però potrei. Infine, reliquie e mod di classe conferiscono vari bonus alle statistiche del vostro personaggio. Ogni nemico ucciso o missione portata a termine fornisce esperienza, necessaria per sbloccare le molte abilità specifiche del personaggio, che sono incredibilmente varie, divertenti ed originali. È inoltre possibile, alla prima run, scegliere fra 3 diversi rami di abilità, a loro volta molto diversificati. Insomma, nessuna run sarà uguale alla precedente, e va detto che Borderlands 2 è un gioco davvero longevo. Per completare la campagna principale e le moltissime missioni secondarie impiegherete una media di 60 ore, senza contare i vari DLC che aggiungono contenuto giocabile e i raid boss, i più duri tra i duri di Pandora, che vi conviene sfidare in compagnia di amici. Inoltre, terminato il gioco si sbloccheranno modalità più difficili, permettendovi di salire di livello e aggiungendo rigiocabilità e sfida. Ma la cosa più importante è che Borderlands 2 riesce a non annoiare mai. Questo perché, oltre alla smisurata varietà di equipaggiamenti, alla possibilità di differenziazione delle build e al sistema di controlli fluido e veloce, il gioco vanta un ingente numero di mappe esplorabili, molto estese e differenziate e tutte, incredibilmente belle da vedere e interessanti da percorrere, grazie ad un level design e una direzione artistica particolarmente ispirati. E soprattutto realizzate con una cura per i dettagli quasi maniacale. Il tutto è supportato da una suggestiva grafica cartunesca in cel shading e da una colonna sonora perfetta per ogni situazione. Un peccato che la minimappa spesso e volentieri sia di un'inutilità imbarazzante o addirittura frustrante, essendo inadeguata alla forte verticalità dei livelli.
E la varietà del gioco non finisce qui. Ad intralciare il nostro cammino verso la cripta ci sarà un numero impressionante di nemici tra banditi, assassini, soldati d'aera spaziale, robot combattenti, tutta la fauna incazzata di Pandora e gli immancabili boss, alcuni davvero molto ispirati, altri un po' meno. Che camminino, volino o scavino tunnel sotterranei, di ogni avversario incontreremo le varianti elementali, o la versione duro, super duro e così via. Per non parlare dei nemici che evolvono e si potenziano nel tempo, o di quelli che curano gli altri. Spesso farà comodo piazzare qualche colpo critico, ma i punti deboli variano da nemico a nemico. Tutto questo incoraggia il giocatore ad approcciarsi in modi diversi alla battaglia a seconda delle situazioni. E questo, combinato con la straordinaria varietà delle build e degli equipaggiamenti, dà vita a una serie di possibilità infinite che vanno ad aumentare la già altissima rigiocabilità del gioco. Ma l'aspetto che più mi ha colpito riguardo ai folli abitanti di Pandora è che ognuno di loro ha una propria personalità, anzi, una propria psicosi, coerente con se stesso e con l'ambiente in cui vive, cosa che contribuisce all'immersione in modo non indifferente. Parlando ora della sua parte narrativa, Borderlands 2 non può vantare una trama particolarmente originale, ma i colpi di scena e i momenti di pura emozione non mancano e va detto che i dialoghi sono davvero ben scritti. L'ironia e il cinismo pervadono il gioco dall'inizio alla fine, mostrando personaggi secondari complessi, ben approfonditi e totalmente fuori di testa. Anche il doppiaggio in italiano è di altissimo livello, in particolar modo per il personaggio di Jack il Bello. Quest'ultimo è uno dei villain più iconici e meglio scritti della mia, ancora breve, esperienza nel mondo videoludico. Un megalomane dalla personalità contorta, malvagio come pochi, ma convinto di essere un eroe. Il suo egocentrismo, i racconti delle sue efferate azioni e le provocazioni che rivolge al giocatore non possono che suscitare un profondo disprezzo per Jack, ma alimentano anche il suo fascino. E detto francamente, ascoltare il suo pungente sarcasmo è uno spasso. La morale è che sei una merda. In conclusione, Borderlands 2 è un'esperienza imperdibile, che vi regalerà ore ed ore di puro divertimento, specialmente in coop con gli amici. E non dimentichiamo che la narrazione diventa particolarmente toccante in certi punti. Passo ora a riassumerne pregi e difetti. Grafica cartoonesca, accattivante e stupenda da vedere. Una soundtrack magnifica per ogni ambientazione. Non c'è bisogno di dirlo, quanto a varietà di contenuti, Borderlands 2 è smisurato e si presta tanto ad una partita veloce quanto a lunghe sessioni di gioco. Un mondo di gioco dettagliato, complesso e dannatamente bello da vedere. Sceneggiatura molto ben scritta, fortemente ironica ma mai esagerata, a differenza di certi pre-sequel. Resa in italiano più che dignitosa, superlativa nel caso di Jack il Bello. Artisticamente parlando, questo è uno dei migliori titoli mai sviluppati, ovviamente a mio avviso. Se pensate che un centinaio di ore valgano meno di una bistecca al ristorante, questo è il gioco che fa per voi. Intuitiva ed immediata da avviare, la cooperazione con gli amici è maledettamente divertente. Orientarsi con la minimappa diventa frustrante nei livelli dalla spiccata verticalità. Non mancano bug come cadaveri fluttuanti o auto che si incastrano nelle pareti, ma non sono moltissimi e quasi mai pericolosi. Quasi. Bene, spero che questo video vi sia stato utile. Vi ricordo che questa non è una vera e propria recensione, ma piuttosto un consiglio, delle opinioni personali, date da un appassionato, quindi se avete delle idee diverse, non pensiate che io vi stia imponendo le mie. Come saprete, il mio scopo è e sarà sempre consigliarvi i miei giochi preferiti, per poterli condividere con voi. In ogni caso, non scordate di commentare, voglio che mi suggeriate nuovi titoli da recensire. Potete scegliere quello che volete, e io vi prometto che, se posso, vi accontenterò tutti. Vi ringrazio di avermi ascoltato. Continuate a seguirmi se apprezzate il mio lavoro, che presto, col vostro supporto, comprenderà anche altri tipi di contenuti. Perciò, prendete parte alla community e consigliatemi quale gioco trattare nel prossimo video. Ciao a tutti, da Mad Mel. Piano, piano, piano. Non avrai mica pensato di uscire di qui vivo, vero?